Parlando di Lombardia, sia Mantova che Bergamo, le candidature di Mantova e Bergamo sono state bocciate, non saranno capitali della cultura. Tocca un tasto dolente, non ci è ancora passata l'arrabbiatura, ma perché è una scelta che abbiamo contestato, una scelta ingiusta che ha tagliato fuori non solo Bergamo e Mantova, ma le città del nord, in quanto le città selezionate si trovano da Ravenna, dall'Emilia Romagna in giù. Non ancora aspettiamo di capire le motivazioni, perché non riusciamo a capire come mai due progetti importanti, due comitati che hanno lavorato molto bene puntando su fattori importanti per le due città, Bergamo più sul lato scientifico rivolto al futuro, quindi all'innovazione, Mantova su un progetto di città che veramente poteva renderla, diciamo, come dice il video di presentazione, l'ombelico del mondo, ma proprio per rimarcare il fatto che siano già due capitali europee fondamentalmente, perché hanno delle grandi potenzialità che purtroppo non sono state riconosciute. Questo per noi è motivo di rammarico, ho detto anche di indignazione, perché non ci aspettavamo questa bocciatura, però ripeto, attendiamo di capire le motivazioni concrete. Aver presentato due città lombarde invece che puntare solo su una può aver penalizzato la scelta? Non credo, e penso anche che, diciamo, che noi ci siamo insediati con una decisione già presa e con l'iter già in fase di definizione, erano già stati preparati due dossier separati, quindi il nostro intervento con l'evento che si è tenuto a Palazzo Lombardia proprio un paio di settimane fa, una decina di giorni fa, è servito proprio a creare questa sorta di patto territoriale di gemellaggio tra le due città per dare ancora più forza alla candidatura lombarda. Non so se una candidatura unica poteva essere la ricetta vincente, dubito, comunque è una situazione che abbiamo, una realtà che abbiamo ereditato, e come giunta lombarda non potevamo più intervenire nel momento in cui l'iter di presentazione dei due dossier separati era già stato avviato. Quello che potevamo fare era appunto favorire le condizioni per una sorta di gemellaggio, di patto tra le due città, cosa che abbiamo fatto e che è stata molto apprezzata. Evidentemente hanno prevalso altre ragioni non meritocratiche, mi sentirei di dire.